penso che dal punto di vista del sostegno parlamentare si può fidare, perché Salvini non è certo uno sprovveduto, ha capito che i fumi alcolici del Papeete lo hanno sviato da un sentiero che lo vedeva saldamente al comando di una coalizione nella quale la Lega faceva il bello e il cattivo tempo, e ha capito che Draghi è l'ultimo taxi che gli passa davanti per rientrare in gioco in Italia e in Europa. E quindi lo sfrutta con tutta, diciamo, chiamiamola pure così, intelligenza politica in questo momento, Sì. anche a costo di apparire l'opposto di quello che è stato in questi anni. La sua metamorfosi è davvero la più sorprendente in assoluto alla quale abbiamo assistito in questi giorni, Sì, perché è che ti sentire vengono Salvini. subito in mente le magliette, no? No euro, prima gli Sì, le felpe, le italiani. felpe, le Le felpe. felpe, sì, adesso Se sto vedendo se vedete basta euro. se vedete da un po' di giorni a questa parte, da quando è stato incaricato Draghi, non c'è un solo giorno in cui non lo si vede in giacca e cravatta. Allora, io penso che anche i simboli contino, no? Certo. È avvenuta la ricostituzionalizzazione di Salvini e secondo me è un passo anche qua. Possiamo ironizzare tantissimo, dobbiamo farlo, dobbiamo persino rinfacciarglielo in parte. Però è un passo importante perché è un altro piccolo passo avanti verso un paese normale. Cioè, se la destra smette di essere quella che è stata finora, beh, insomma, noi abbiamo tutto da guadagnarci. Allora, nel frattempo apertura di Corriere.it che ci